Ciao a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Ski di Yantag featuring Ganna. Mi avete chiesto veramente in 200 la reaction a Slime Language 2 e mi ha fatto un sacco piacere, ma mi dispiace dirvi, così come ho già detto sui miei social, seguitemi per non perdervi anche queste cose, che purtroppo non arriverà. Il motivo è sempre lo stesso, 23 tracce sono davvero tantissime da reactare ed era in questo caso un progetto che volevo anche ascoltare un po' per conto mio. E non fraintendetemi, non è che non arriveranno più reaction ad album americani, perché ci saranno e come, ma cercherò di fare album un po' più umani, dalle 15 alle 20 tracce, lì dove effettivamente ne vale la pena. Per tutti gli altri album, invece, un modo per parlarne, secondo me, è fare delle recensioni, e avevo intenzione di partire con questo format, e vi dico che ho già incominciato a scrivere quella di Slime Language 2. Vi piacerebbe averla? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, in modo tale che capisco quanto vi possa effettivamente interessare. Comunque parliamo del singolo di oggi, Ski, una delle tracce che Yantag aveva già spoilerato qualche mese fa sul suo Instagram taggando Ganna, e quindi già era nell'aria e si poteva anche intuire la potenza di questa hit, perché già dal primo ascolto di quello snippet io me ne ero completamente innamorato. Pensate che ho ascoltato tutto l'album ad eccezione della seconda traccia, proprio Ski, perché ho detto questa la voglio reactare in modo tale anche da portarvi un pizzico di Slime Language 2 e poi perché no anche la recensione. Che dire di Tag e Ganna come duo, come coppia, signori? Letteralmente papà e suo figlio sono due hitmaker. Quando hanno collaborato in passato hanno già dimostrato abbondantemente di sfornare innumerevoli hit. Sentiamo questa qui come suona. Ma quanti flow c'ha questo? Ok. Mamma mia che beat pure. Senti Ganna. Cazzo di voce pure questo. Mamma, sul beat ci sta benissimo. Ok. Ragazzi, cosa posso dire? Io credo che la reaction parli per sé. È una hit veramente assurda, mi è piaciuta un casino. Totalmente slimy, bellissima produzione di Wheezy, che in generale anche in tutto l'album ha sfornato veramente dei bei beat, ma avremo modo di parlarne nella recensione. Tug è letteralmente Dio, Ganna invece è Cristo, proprio è suo figlio. Stanno entrambi benissimo sul beat, lui sarà fierissimo del proprio pargolo. E davvero, io ogni volta che sento collaborazioni di questi due rimango sempre sorpreso da come entrambi stiano veramente bene sopra il beat. Specialmente Ganna, ogni volta sembra quasi che la sua voce si mescoli alla perfezione sul beat, sta bene ovunque lo mettete, cioè potete anche mettergli un beat classico, lui comunque spaccherà. Già dallo snippet, appena è partito il beat, appena è partito Tag a rappare, mi è arrivata un'immagine in mente. Ho pensato subito che questa fosse tipo Hot parte 2. Non che le canzoni si somiglino poi così tanto, però quando è partita per la prima volta Hot ho perso la testa. Appena ho sentito questo beat e ho visto Tag che nel post taggava Ganna, ho detto sta risuccedendo. Io ve la butto così: quanto vorrei un joint album di Tagga e Ganna totalmente prodotto da Wheezy, perché è un trio veramente assurdo. Già in tante canzoni hanno dimostrato di saperci fare e come, di avere proprio una vera intesa. E niente, spero che questo sogno un giorno possa diventare realtà. Sono un coglione. Sapete perché sono un coglione? Perché ora mi sono ricordato che c'era anche il video di sta canzone, potevo reactare il video e invece mi sono completamente dimenticato, chiedo perdono. Vabbè, non voglio rubarvi più di tot tempo, perché tanto di Slime Language 2 ne parleremo in un video totalmente dedicato, vi spiegherò anche un po' quest'idea di format, sicuramente lo farò meglio che in questo video. Fatemi sapere se l'idea ovviamente vi incuriosisce e se volete effettivamente vederlo questo video, perché tanto lo caricherò lo stesso e sarete obbligati a vederlo lo stesso. Fatemi anche sapere cosa ne pensate di questa canzone, di questa coppia, se secondo voi può essere considerata la migliore di Slime Language 2. Secondo me va in top 3, ma
Non voglio spoilerare più di troppo. Fatemi sapere tutto questo ovviamente nei commenti. Vi invito anche a lasciare un mi piace nel caso in cui il video vi fosse piaciuto. A passare in descrizione che trovate la mia playlist sulla trap americana, quella sui rookies, quella sulla trap italiana. Tutti i miei social, trovate una marea di cose. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo e oggi più che mai, SLET!